cuore sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dominus vobiscum. In quel tempo, passando il Signore Gesù, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo